Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, prima domenica dopo Pentecoste, stiamo celebrando la prima delle due grandi feste teologiche che seguono appunto il tempo di Pasqua e la Pentecoste stessa, appunto anzitutto la festa della Santissima Trinità. È la festa del cuore della nostra fede, perché noi crediamo in Dio che è uno e trino, solo che entriamo in chiesa e ci facciamo il segno della croce, diciamolo sempre, noi facciamo un atto di fede nella Santissima Trinità, perché diciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo più o meno tutti imparato qualcosa al catechismo, ricordando però che il mistero della Santissima Trinità è un mistero trascendente. Ora con voi voglio fare un pochino di storia, perché il Signore si è manifestato per come è, perché Dio è così, è indubbio che Dio è uno solo nella natura e trino nelle persone. Ma per arrivare a questa rivelazione ci ha messo del tempo, passando attraverso vari momenti e fasi storiche. Perché tutto questo? Vi faccio una domanda. Secondo voi Adamo ed Eva, prima del peccato originale, Dio lo conoscevano bene oppure no, in base a quello che ci dice la Genesi? Lo conoscevano bene oppure no? Lo sapevano che Dio era uno e trino, Adamo ed Eva, secondo voi? Sapevano tutte cose, sapevano, dicono a Napoli, perché il Signore passeggiava, ci dice il libro della Genesi, nell'Eden e trattava con i suoi figli, con il suo gioiello, con la sua bellissima statua che era l'uomo, come un amico. Era tutto a giorno, capite? Non c'erano segreti, immaginate che bello. E la vita di tutti noi sarebbe stata così, una macchia, d'accordo? Quindi passare dal paradiso terrestre al paradiso celeste, passare da una conoscenza vera e bella di Dio, chiara, anche se non chiarissima anche in questa vita, alla pienezza della beatitudine in paradiso. Dopodiché che è successo? È successa una tragedia, caduta libera, c'è stato il tonfo del peccato originale, e se uno poi segue i primi capitoli del libro della Genesi, c'è stata proprio, avete visto l'inverno quando fanno le discese libere, gli sciatori, se rompono l'osso del collo, che vanno sparati con proiettili a 200 all'ora, insomma, a dislivello spaventoso. Siamo proprio caduti in basso, d'accordo? Ricordate nel Vangelo la parabola del buon samaritano, dice, quando quello scese da Gerusalemme a Gerico e si ritrovò mezzo morto ammazzato di botte, sapete chi è? Siamo io e te. Gerusalemme è il simbolo della città santa, voi sapete che Gerico si trova vicino a far morto. Sapete a quanto sta il morto? 426 metri sotto il livello del mare, è il punto più basso della terra. Adesso come si dice, come siamo caduti in basso? Per quella caduta, sì, adesso abbiamo i sacramenti, ce li mettono un po' in piedi, ma da quella caduta, in questo mondo, perdonatemi se ve lo dico alla romana, non ci si ripia bene mai. E siamo piombati nell'ignoranza, Dio non sapeva più manco da che parte stava. Allora che è successo? Il cuore dell'uomo sentiva questa nostalgia profonda dell'Altissimo, ma non sapeva chi era, non sapeva dove andare a pizzicare, non andare a cercare. Allora, se uno studia la storia delle religioni, quasi tutte le religioni antiche cos'erano? Erano politeiste, cioè avevano tanti dei. Poi alcuni avevano fatto Dio chi il sole, chi i rettili, c'era cioè, Aristotele, queste cose qua, no? Poi c'erano i romani e i greci che avevano fatto delle divinizzazioni, c'era Marte che era tutte le passioni dell'uomo, cioè le cose che fa l'uomo, come dire, proiettate verso la divinità e creato un dio, no? Marte è il dio della guerra, Venere è il dio della dea dell'amore, e poi c'è stata, come si chiama, quell'altra, la dea della sapienza, eccetera, no? Quindi quasi tutti i politeisti. E alcuni che adoravano quei dei, il sole, la luna, cioè delle creature, quindi. Però anche in queste cose, cosa c'era di buono? Quel fatto che l'uomo, pur non sapendo più da che parte andare a cercare suo Dio, sapeva che un Dio ci deve stare. E si era arrangiato, come si dice, inventato qualcosa, capite, per rappresentarsi. Dio cosa fa? Quindi lui universale chiama Abramo. E comincia una storia, quindi ricomincia l'opera di ricostruzione, fonda il popolo di Israele, e nell'Antico Testamento cosa rivela Dio? Qual è il cuore della fede di Israele, che ci crede ancora oggi Israele? Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è
Uno solo. Allora, la prima cosa che bisogna, di cui bisogna fare piazza pulita, è che Dio è uno, non ce ne sono tanti. Uno. E tutto l'Antico Testamento verte su questa rivelazione, salvo qualche passo, come quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura di oggi, che parla di questa misteriosa figura della sapienza, che dice che collaborava con l'Altissimo per creare, ma gli ebrei stessi, ve lo assicuro, io l'ho sentito con le orecchie mie quando ero a Gerusalemme a fare i corsi di ebraico con gli insegnanti madrelingua, non sanno interpretare correttamente queste cose. Che cos'è sta cosa? Dio uno, per carità, ok? Perché la prima cosa che Dio ha fatto era rivelare che Dio era uno? Perché se avesse subito detto io sono uno e trino, che cosa avrebbe fatto? Avrebbe pensato alla Trinità come una sorta di piccolo politeismo, quindi non sono 100 dei nell'Olimpo, ce ne stanno soltanto 3. E che ne so, il Dio della guerra è il padre, il Dio della pace è il figlio, il Dio dell'amore è lo Spirito Santo, del quale tanto subito l'altro. Quindi avrebbe avuto l'uomo non una comprensione corretta, perché Dio è uno nella natura. Ma col Nuovo Testamento, quindi dopo 1000 anni, perché Mosè, Abramo, anzi quasi 2000, perché Abramo sta quasi nel 2000 avanti Cristo, Mosè che riceve i 10 comandamenti sta circa intorno al 1200 avanti Cristo, quindi dopo 2000 anni di monoteismo puro, arriva Gesù. E tra l'altro per questo poi non è stato ben capito, perché immaginate in mezzo agli ebrei sono stati per 2000 anni a pensare che Dio è uno, arriva Gesù e dice io sono il figlio di Dio. Dice, dice, ma Dio è uno, com'è possibile che c'è un figlio? E comincia, e quindi con Gesù e con il Nuovo Testamento si ridilata la comprensione di Dio. Capite che poi adesso ci sono 3 religioni monoteiste in tutto il mondo, perché anche noi siamo monoteisti, non siamo politeisti, perché la Trinità non sono 3 dei, ma è un solo Dio. Adesso lo vedremo a conclusione in 3 persone uguali distinte. Siamo noi, siamo gli ebrei e siamo musulmani. Però sia gli ebrei che i musulmani credono che Dio è uno, ma non credono che Dio è trino. E secondo voi, ecco qui il punto che concludiamo, è una cosa importante oppure non è importante? Fermo restando, voi sapete che si devono rispettare le religioni del prossimo, specialmente quando uno sta in buona fede e pensa che la sua sia giusta, d'accordo? Perché è chiaro che Dio è, come ce l'ha rivelato Gesù Cristo, questo è sicuro. Noi, grazie a Dio, siamo nella Chiesa, ci crediamo, non tutti hanno la capacità di crederci e non dobbiamo per questo disprezzarli o aggredirli, ma pregare al Signore che la conoscenza sua si dilati in tutta la terra e noi fare quello che possiamo con la nostra testimonianza e la nostra parola per proporre, per testimoniare, ovviamente senza imporla a nessuno. Ma è la stessa cosa secondo voi credere che Dio è uno semplicemente oppure è uno nella natura e trino nelle persone? Che cosa ci fa capire questo di ciò che la vita di Dio è in se stessa? Una cosa molto importante, cioè che Dio è uno, ma non è da solo e non lo è mai stato, capite? Perché dire che Dio è uno ma trino, state attenti, se io dicessi state attenti che se no qui scomunichiamo, usciamo tutti quanti eretici, dopo tocca chiamare il vescovo per dare la soluzione, se io vi dico ma che per caso si stia prima il Padre, poi il Figlio e poi lo Spirito Santo? No, da quando è, da che mondo è mondo, da sempre e per sempre, le persone divine sono 3. Non c'è stato un istante in cui il Padre era senza il Figlio e senza lo Spirito Santo, né viceversa. Non ci sono che il Padre è onnipotente, il Figlio un po' meno, lo Spirito Santo un po' meno. Nella Trinità non c'è né il più né il meno, né il prima né il poi, né il maggiore né il minore, sono perfettamente uguali l'uno all'altro. L'unica distinzione, si dice in teologia, è che il Padre non è il Figlio dello Spirito Santo, anche se uguale a loro. Il Figlio non è lo Spirito Santo e il Padre, anche se uguale a loro. Lo Spirito Santo non è Padre e Figlio, ma sono tutti e 3 onnipotenti, onniscienti, onniveggenti, immensi. Tutto quello che si predica di Dio in quanto tale è da predicare di ciascuna di queste 3 persone divine, ma il fatto che siano 3 ci dice una cosa fondamentale, che è la cosa più bella e più grande di Dio. Qual è? Che Dio è amore in se stesso, che l'essenza di Dio è amore, e l'amore richiede sempre la presenza di una relazione almeno tra 2. Quindi
Quando noi ascoltiamo Gesù rivelare che Dio è amore, parlare di amore, testimoniare l'amore, morire in croce per amore, dire a noi amate anche i vostri nemici, non sta altro che trasmettendoci la vita di Dio a parole e a pratica, perché la mettiamo in pratica. Allora capite, pur con tutto noi, anche se lasciamo perdere alcune cose che sono successe nel corso della storia, ma se Dio è questo, noi possiamo mai, per qualunque motivo, fare qualcosa di male al prossimo? Se Dio è amore in se stesso, se io voglio essere discepolo del vero Dio, che è uno e trino, no, non ci sta nessuna giustificazione. È lecito fare la guerra in nome di Dio? No. Ma se Dio fosse da solo, potremmo pensare che forse potrebbe pure essere lecito fare la guerra in nome di Dio per convincere gli altri a convertirsi? Forse sì. Perché se Dio è onnisciente, se Dio è onnipotente, tutti devono adorarlo, se non ci credono io prendo per il corno, d'accordo? Attenzione, potrebbe balenare questa idea, ma a noi ci può balenare una cosa di questo genere quando il figlio di Dio si è fatto ammazzare morendo in croce e non ha mai ammazzato nessuno e non ha mai imposto a nessuno, va bene? No. Ecco perché, capite, noi ci abbiamo proprio dentro il cuore della nostra fede questo discriminante. Ed ecco perché Gesù dice, attenzione, vi riconosceranno che siete miei discepoli da cosa? Se andate a messa tutte le domeniche? No. Se siete umili? No. Se avete la fede che sposta le montagne? No. Ma da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Perché il fatto che avete amore, vivete nell'amore, è la testimonianza più eloquente che voi seguite Dio così com'è. Perché Dio in se stesso è amore. Capite? Io non parlo male di nessuno, mai per nessun motivo. Perché? Perché non lo posso fare. Perché parlare male del prossimo è una mancanza all'amore. Quindi, se lo faccio, è una cosa. Dice, ma quello è cattivo, non fa niente, il fatto che sia cattivo non ti legittima a parlarne male, eccetera, eccetera, eccetera. Capite che quindi questa festa, che può sembrare un po' astratta, un po' complicata, perché sulla Trinità la Chiesa ha detto tante cose, quindi se facessimo una lezione di teologia della Trinità, io potremmo stare qui un'ora, però si va su concetti abbastanza elevati, ma il cuore è questo. Quindi capite che vista in questo modo è molto importante credere in Dio Trinità, perché Dio Trinità vuol dire che Dio è amore, e se Dio è amore vuol dire che la quintessenza della vita cristiana è l'amore a Dio e al prossimo. Quali sono i primi due comandamenti? Amerai il Signore Dio Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua con tutte le forze, il prossimo con te stesso. Capite? Perché questa è la vita di Dio. Bene, ringraziamo il Signore e chiediamo a Maria Santissima. Sapete che Maria Santissima è venerata dalla Chiesa come la figlia di Dio Padre, la madre di Dio Figlio, perché è la madre di Dio Figlio di Gesù, e la sposa dello Spirito Santo. Lei è la perfetta conoscitrice della Santissima Trinità, ci aiuti a vivere in questo mistero, a conoscerlo, ecco, più per via d'amore che per via di intelligenza, che l'intelligenza è abbagliata dalla Trinità, poi la capiremo un po' meglio nell'altro mondo, ma l'amore può accedervi, perché è l'amore che ci mette in contatto con colui che in se stesso, nella sua stessa vita, come oggi celebriamo, è amore. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.